Ciao a tutti ragazzi, io sono Matteo Valenza, oggi siamo all'Istituto Innovazione Tecnologica e vi faremo vedere come viene prodotto l'idrogeno e come viene stoccato. Questo istituto è l'unico in Italia, è stato fondato nel 2009 e ha cominciato a produrre idrogeno nel 2014. L'istituto si trova a Bolzano su un terreno dell'autostrada del Brennero che è socio azionista insieme anche ad Alperia. Questo istituto è molto grande anche perché è nato anche come centro didattico, infatti tantissime scolaresche da tutta Europa vengono a visitarlo anche perché è uno dei pochissimi e dei primissimi centri di stoccaggio e produzione di idrogeno in Europa. Vi ricordate di Daniel? Ecco, oggi ci farà fare un giro in questa centrale produzione di idrogeno. Allora, qui adesso siamo nella sala elettrolisi dove viene prodotto l'idrogeno, dove viene diviso l'idrogeno dall'ossigeno. Ok, io ho subito una domanda. Voi qui producete idrogeno green. Esatto, giusto? Certificato verde con energia verde. Quindi praticamente l'elettrolisi scinde l'acqua, giusto? Esatto. E estrae l'idrogeno dall'acqua. Dall'acqua e divide l'acqua nelle sue parti, una idrogeno e l'altra ossigeno. Perfetto, quindi rilasciate ossigeno. L'ossigeno lo rilasciamo nell'ambiente e l'idrogeno ce lo teniamo. Ci sono dei metodi non proprio green, riescono ad estrarre l'idrogeno più facilmente, tipo il metano. Più facilmente e anche un po' più economicamente, diciamo. Anche più economico. Però ovviamente non sono green. Sarebbe meglio che tutti gli impianti fossero come questo. Sarebbe ovviamente la cosa migliore. Allora, adesso vi spiego come funziona a grandi linee. Abbiamo la corrente elettrica che si occupa dell'elettrolisi e quindi produce l'idrogeno. Successivamente l'idrogeno viene compresso in delle bombole, diciamo, a 1000 bar e a 500 bar. Perché queste due differenze? Perché le auto si caricano a 700 bar, mentre invece i camion, piuttosto gli autobus, vengono caricati a 350 bar. Lo scambio della pressione riesce praticamente a immettere l'idrogeno nelle auto. È molto semplice. Quanto idrogeno riuscite a produrre in una giornata, diciamo? Allora, a pieno regime riusciremo a produrre circa 360 kg al giorno. Ah, però, contando che una macchina contiene 6 kg, sì, esatto. Non è assolutamente male. In questo momento l'impianto è spento perché lo utilizzate principalmente di notte, quando esatto. Comunque la corrente costa meno. Per generare l'idrogeno bisogna utilizzare una grande quantità di energia. Bisogna utilizzare, esatto, corrente. Quello che vi serve a pieno regime sarebbe un megawatt. Esatto. Ovviamente in questo momento non lavorate mai a pieno regime, no. Perché comunque la richiesta di auto al momento è ancora bassa. Quindi siamo pronti per un eventuale sviluppo, esatto, e ampliamento delle auto di idrogeno. Esatto. Adesso andiamo a vedere la sala dei compressori. La containerizzazione. I vari produttori degli impianti a idrogeno stanno lavorando molto sulla dimensione delle apparecchiature e mettono tutto in dei container, come vediamo qui. È modulare. Può essere messa in un container, posizionata anche molto flessibilmente. Quindi volendo si possono avere anche delle stazioni temporanee. Ci sono anche dei modelli, sì, qui dove la sezione di rifornimento è anche direttamente integrata nel sistema. Esatto. Questo è un compressore. Arriva a 1000 bar, a vari livelli di compressione. 5, quello più grande dove è quello iniziale ovviamente, e più diventano piccoli i cilindri più aumenta la compressione, e da questi compressori poi va tutto nello stoccaggio. Motore elettrico ovviamente. Motore elettrico. Facciamo vedere la differenza. No,
importante. Praticamente l'idrogeno arriva non compresso, leggermente compresso. E funzionano tutti e cinque contemporaneamente? No, ogni componente è doppia. Dovesse saltare una componente, c'è comunque la doppia componente che poi... Certo, nel momento in cui si rompe uno, in automatico entra l'altro. Esatto, entra l'altro. Subentra l'altro. Viene attivato automaticamente. Le varie impianti possono essere pilotati da remoto, dal telefonino, eccetera. Ah, proprio... Tutto molto flessibile. Quanti di questi centri esistono in Europa? Ce ne sono sicuramente alcuni che producono con energia green, ne so uno in Germania sicuramente. Che quindi comunque sono pochi? Sono tantissimi. No? È proprio un'innovazione tecnologica proiettata verso il futuro? Sì. Sta puntando moltissimo sull'idrogeno il Giappone? Il Giappone e anche la Corea. Anche la Corea, esatto. Sì, come un mercato ancora molto molto giovane, il mercato dell'idrogeno. Sì. Secondo te una prospettiva del futuro, cioè quanto ci vorrà prima che l'idrogeno diventi veramente mainstream, se mai lo diventerà? Sarebbe bello saperlo, avere la palla di vetro. Sappiamo che soprattutto per i veicoli pesanti ci sono grossi impegni da parte dei costruttori a fare soprattutto camion di lunga percorrenza. Quello sarebbe interessante sicuramente sulle flotte, magari, esatto. Che fanno tantissimi chilometri, esatto. Prima delle auto, diciamo. Esatto, prima delle auto. Sarebbe molto anche ecologico. Esatto, sarebbe anche molto ecologico. Però sicuramente anche per le auto ci sono anche i costruttori europei che comunque stanno lavorando a progetti di auto a idrogeno. Quindi, c'è un fermento. Aspettiamo di avere le macchine sotto mano. Un chilo di idrogeno costa 13 euro, mi sembra. Esatto. Il prodotto finale proviene dall'acqua e il problema è il comparto energetico che assorbe. Per quello che riguarda parecchio. I costi, sì. Quindi se si riuscisse a trovare un modo di pagare un po' meno forse l'energia elettrica, anche il costo dell'idrogeno scenderebbe. Esatto. Più o meno siamo lì come costi con diesel, autonomia, benzina, sì. Con sì, autonomia. Sì, sì, esatto. Però ovviamente completamente green. Come abbiamo visto sull'annesso che produce acqua praticamente. Esatto. Lo scarico esce acqua e vapore. Quanta energia serve per un chilo di idrogeno? 62-63 kWh per chilogrammo di idrogeno. 62-63 kWh per un chilogrammo di idrogeno. C'è un grande dispendio di energia per creare idrogeno in questo momento. Anche i petrolieri stanno investendo sull'idrogeno. Esatto, un vantaggio che ha l'idrogeno è che sia l'utente ma anche la filiera o la distribuzione è molto simile a quello che conosciamo oggi, col esatto. Diesel e col benzina. Non è come l'auto elettrica che invece proprio rivoluziona completamente le abitudini, i modi utilizzare le auto. Poi lì c'è da capire, perché in questo momento mi sembra di aver letto che c'è un 80% di dispersione di energia per quanto riguarda l'idrogeno, quindi la trasformazione dell'idrogeno nell'energia che poi va alla motrice. Mi sembra ci sia una grande dispersione di energia in confronto a quello che c'è con le macchine elettriche. Sì, l'efficienza. L'efficienza. Diciamo che non va dispersa, deve essere utilizzata. Sì, 80 forse è un po' troppo alto. Anche con le nuove auto, con le nuove generazioni c'è la combustibile, anche con i nuovi impianti che sono più efficienti, ovviamente andiamo intorno ai 60. Quindi però è una cosa che nel tempo migliorerà sicuramente. Vi sentite un po' in competizione con quello che sta succedendo adesso, cioè il fenomeno delle auto elettriche che è scoppiato? Noi non vediamo questa grande competizione, noi diciamo che sicuramente tutte e due le tecnologie in futuro andranno parallelamente. Ci fai vedere ancora lo stoccaggio? Esatto. Queste sono le bombole? Esatto, questo è lo stoccaggio per le auto, mentre questi è lo stoccaggio per gli auto. Ammazza! 500 e 1000 bar. Beh, chiaramente perché essendo a 500 bar, a 500 bar è molto più voluminoso. E poi ammazza! Per le macchine. Sono bombole proprio. Questo stoccaggio funziona, è suddiviso in tre sezioni. Per quello prima abbiamo sentito... Mentre stava rifornendo abbiamo sentito un rumorino strano, sembrava avesse interrotto. Si è tipo scollegato. Perché quando si abbassa troppo la pressione in una sezione che non riesce più a caricare l'idrogeno, la pressione del serbatoio dell'auto si sta alzando,
cambia sull'altra sezione, sulla prossima sezione che ha sempre 1000 bar, così riesce a finire o a rifornire l'auto fino in fondo. Questo è molto intelligente, più che altro perché così non si usano pompe e non si usano altri sistemi. Esatto. Abbiamo 3 sezioni anche per gli autobus e ammazza, il funzionamento è lo stesso. Sono proprio grandi queste pompe. Sono proprio grandi. Queste ancora dici vabbè, ma no, queste qua sono proprio, non me lo immaginavo assolutamente. Qua di spazio ce n'è, quindi stiamo solo aspettando che il mercato cominci a ingrandirsi. Esatto. Questo è un esempio delle altre auto di idrogeno che ci sono sul mercato. Qui vendiamo la Toyota Mirai e la Hyundai qualcosa X35. Nel progetto di Autostrada del Brennero c'è anche quello di mettere un altro punto di rifornimento all'inizio dell'autostrada, quindi verso Verona, e speriamo che arrivi presto. Bene ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio di essere stati con noi, mi raccomando lasciate un commento e iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Io voglio ringraziare innanzitutto Daniel per averci fatto da cicerone e Andrea per averci accompagnato con Autostrade, per averci invitato con Autostrade del Brennero SPA a visitare questo bellissimo centro attualissimo e anche proiettato verso il futuro. Grazie a voi. Grazie a voi. Ragazzi.